Benvenuti o bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio ringraziare i vecchi e i nuovi iscritti. Vi sono enormemente grata per il tempo che passate in mia compagnia. Mi fate felice. Ma a parte ciò, presto sarà Halloween. Una festa ormai festeggiata da diversi anni nel nostro paese. Ma cosa si può dire su questa ricorrenza? Si è detto di tutto. Quello che voglio offrirti è un piccolo rito benaugurante. Ma senza indugiare oltre, vediamo insieme di cosa si tratta. La celebrazione di Halloween ha origini pagane e pone le sue radici nella civiltà celtica. Infatti, gli antichi Celti festeggiavano l'inizio del nuovo anno il 1 novembre, giorno in cui si celebrava la fine della stagione calda e l'inizio della stagione delle tenebre e del freddo. La notte del 31 ottobre era chiamata la notte di Samhain, il cui significato era quello del risveglio, dal momento in cui il seme cade a terra staccandosi dalla pianta madre. I Celti credevano che alla vigilia di ogni nuovo anno, il 31 ottobre, Samhain, signore della morte e principe delle tenebre, chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti e temevano che in tale giorno tutte le leggi dello spazio e del tempo fossero sospese, permettendo al mondo degli spiriti di unirsi al mondo dei viventi. I Celti credevano che i morti risiedessero in una landa di eterna giovinezza e felicità. Esiste una leggenda celta che riferisce che tutte le persone morte l'anno precedente tornano sulla terra la notte del 31 ottobre in cerca di nuovi corpi da possedere per l'anno successivo. Così nei villaggi celti venivano spenti tutti i focolari per evitare di essere rintracciabili e che gli spiriti maligni venissero a soggiornarvi. Infatti, gli antichi Celti temevano che grazie all'aiuto dei morti, Samhain, la terribile divinità della notte, avrebbe potuto imprigionare e uccidere il sole, senza il quale tutta la vita sarebbe terminata. Ma chiunque volesse lasciare andare qualcosa della propria vita dovrebbe approfittare di questa magica notte ed effettuare un piccolo rituale che consiste nello scrivere su un piccolo pezzo di carta tutte le cose della propria esistenza che si desidera superare o lasciarle dietro di sé, gettarsele dietro le spalle. Comunque, dopo aver scritto su questo foglio di carta tutto ciò che vogliamo abbandonare o dimenticare, bisognerà pronunciare le seguenti parole: per il potere del vento, dell'acqua, della terra, del fuoco e del ghiaccio. Nel passato queste cose mi sono servite, ma ora che non ne ho più bisogno, con questo mezzo io vi rinuncio e le metto in libertà e confermo solo le cose positive ora e nel tempo che verrà, che possa andare come ho detto. Per il potere del vento, dell'acqua, della terra, del fuoco e del ghiaccio. Nel passato queste cose mi sono servite, ma ora che non ne ho più bisogno, con questo mezzo io vi rinuncio e le metto in libertà e confermo solo le cose positive ora e nel tempo che verrà, che possa andare come ho detto. E mentre si pronunciano le seguenti parole, bisogna bruciare il foglio dove abbiamo scritto ciò che vogliamo allontanare dalla nostra vita. E per la notte di Halloween è tutto.
Se effettuerai questo piccolo rito, mi raccomando, fammelo sapere. Ti aspetto nei commenti. E se vuoi sostenermi, mi raccomando, lasciami un bel like o iscriviti a questo canale nel caso non fossi iscritto. È gratuito ed io te ne sarei davvero molto grata. In ogni caso, fino al prossimo video, non perdiamoci di vista. Ci vediamo prestissimo.